il fatto del gioco con senno di poi, io sono invece molto contenta perché ci ha portato a confrontarci, certo, ieri con una sincerità che io avevo bisogno, perché dentro di me, ho detto ieri anche a Luca, ho tante cose che ho messo da parte e li sento, e quindi ieri, no, l'altro giorno, non mi ricordo neanche, sono usciti un po' fuori, perché anche a lui ho fatto una battuta un po' fuori logo, però era una cosa che avevo però detto. Però io dico che di fronte a quelle lacrime, no, di Luca, che io credo che tu non ti aspettassi un Luca così, così fragile, così, così vero, cioè... Ti hanno spiazzato un po' quelle lacrime sue? A me non è che mi è fatto piacere vederlo soffrire, però so che anche lui ha dentro delle cose che non tira fuori, non perché tira è fuori. Molto sorridente. Cos'è, Luca, che felice, tu non vuoi tirare fuori? Eh? Cos'è che non riesci a tirare fuori? Ma no, non è che no. non riesco a tirarlo fuori, è che semplicemente tengo questo lato qua solo per le persone certo, che se lo sì, meritano dal mio punto te. Di vista. Esatto. E poi sono uno che non si piange mai addosso e cerca sempre di trovare il motivo per sorridere, fa star bene gli altri. Allora sai che cosa ti dico, Luca? Sorridi e vai da Ivana, che stiamo qua a fare? Vai, vai! Dove sbuca? Mm-hmm.